Anche secondo me è così, e proprio per questo ti volevo dire, appunto, tu hai avuto un successo molto, molto giovane. In Italia abbiamo avuto un po' dei fenomeni, per esempio, sicuramente Ambra Angiolini è una di quelle persone che ha avuto il successo, no, non che ti voglia paragonare a lei come contenuti, però sicuramente il successo le è arrivato in un'età molto giovane. Poi lei ha dovuto rimettere a posto poco a poco, metabolizzare tutto questo. E così, per esempio, oltreoceano c'è Britney Spears, che ormai è tutta rifatta, sembra telecomandata, insomma, sicuramente l'avrai notato anche tu. Ma in prima persona ci sei tu, cioè al di là delle bufere, delle polemiche, ci sei tu che stai vivendo tutta questa cosa. E come l'affronti? Cioè, hai delle cose da rimettere a posto? E se sì, in che modo lo stai facendo? Io continuo, ma è difficile dirlo perché io, guarda, ho vissuto il mio successo in maniera molto, molto disforica, quasi, nel senso l'ho sempre sentito come qualcosa che non mi appartenesse. Quindi non una cosa che appartiene alla mia vita privata, ma una cosa che appartiene alla mia vita in qualche modo pubblica e Però professionale. a un Per cui il mio certo libro. no, diciamo, però a un certo punto ti sono arrivati degli incassi sicuramente notevoli, magari insomma, sei riuscito a comprare una casa molto giovane, insomma, a un certo punto è diventato tangibile tutto questo successo, anche se l'hai vissuto un po' così. Sì, ma appunto non avendo fatto gavetta non mi sono resa conto del cambiamento. Cioè, io ho cominciato con una cosa, ho fatto successo e quindi non ho avvertito il cambiamento di chi magari ha già pubblicato 3-4 libri, poi arriva il successo e quindi ne rimane un po' scioccato, traumatizzato. Nel mio caso la prima cosa che ho fatto mi è andata bene, quindi come dire, non ho avvertito il cambiamento, non, è stata una cosa. Successo velocemente. Sì, velocemente, non me ne sono resa conto, continuo a non rendermene conto, infatti anche prima ho detto scrittrice di successo, cioè non, mi sento molto slegata, poi sembra ipocrita che io dica questa cosa, però è effettivamente quello che sento, cioè non mi sento assolutamente in grado di giudicarmi una scrittrice di successo perché il mio libro ha venduto tante copie. Sì, sono d'accordo, ma le tue radici, la Sicilia, al di là del fatto che sappiamo tutti, io sono siciliano, quindi so benissimo come uno lo possa vivere il distacco, che all'inizio è un po' voluto, è una necessità, però poi dopo un po', stando lontani, si impara anche ad apprezzare, si impara anche a voler ritornare. Per te ritornare, com'è? Che esperienza è? È dolorosa, nostalgica o felice? Nessuna delle due è deprimente. Deprimente. È deprimente perché beh, io non mi sono mai sentita a casa in Sicilia, ma non perché per la Sicilia in sé, anzi, cioè sento comunque in me una grande appartenenza alla sicilianità cosiddetta. Però l'ho sempre sentito come un luogo lontano dal mio sentire, lontano dal mio modo di vivere, di pensare alla vita. E quindi in realtà è un bel po' di tempo che non torno, ormai quasi un anno, e ogni volta che torno in effetti non mi sento molto a mio agio, Beh, quindi. perché insomma non riesco neanche più a scrivere quando vado giù, mi sento proprio slegata da me stessa quasi. Beh, magari, ecco, questo lo posso capire benissimo, forse lo capiscono tutti quelli che ci seguono, che magari si sono allontanati dalla propria terra, c'è questo rapporto un po' di amore e odio. Nel tuo caso, insomma, ancora è prevalente, ecco, la depressione, però forse la metterai a posto un poco a poco. Il prossimo lavoro di Melissa. Che cosa sarà, un libro oppure no? E, beh, sto lavorando a varie cose, sto lavorando sicuramente a un romanzo, non so quando uscirà, per cui Cioè, non ci puoi anticipare niente. preferisco di no, sai, dopo le ultime cose della Borelli, Dai, che noi ormai sentiamo, registriamo, poi lo scriviamo noi, scusa, mica. ormai guarda, quindi no, sto lavorando a un romanzo, ho anche altri progetti, sempre editoriali, che però non riguardano la narrativa, ma altre cose che mi interessa fare, come appunto un fumetto, e poi che ho già finito, la disegnatrice sta ultimando le tavole, Interessante. e poi anche un mazzo di tarocchi. Ah, però, posso immaginare l'argomento? I tarocchi, un mazzo di tarocchi. No, no, pensavo, vabbè, insomma, che motivo c'è di fare un mazzo di tarocchi tutto nuovo? Ci sarà una chiave diversa? Ecco. Certo, ci sarà una chiave diversa perché sono i tarocchi ideati da me e disegnati da un illustratore molto bravo. E, beh, io sono una taroccara da sempre.
da che ero bambina, sono molto, mi appassiona molto l'esoterismo e sono un'ottima taroccara, nel senso buono del No, termine, no, chiaramente. sicuramente. E quindi sì, inserendo nelle carte delle simbologie che sento mie, che vedo nei tarocchi, e quindi rifare un mazzo che mi appartiene. Allora, sono curiosissimo, sono sicuro che lo saranno anche quelli che hanno visto questa intervista, quindi noi ti facciamo tanti in bocca al lupo, sia per il romanzo che per queste altre esperienze. Grazie di essere stata con noi, Melissa. Grazie a te. Ciao, alla Ciao. prossima. Ciao, ciao. Ciao, grazie.